Beh, inizia a chiamare Giuseppe, devi discendere che sono 9 di sera e quest'ora sto già al nono sonno. Ehi Siri! Chiamalo, meno che stanno le macchine dietro! Non si usa il telefono quando si guida, sei un uomo preistorico. Quale guida? Che sei io sto guidando, mica Ehi, tu! Ehi Siri, chiama Giuseppe! Per favore, Mari, veloce che stanno le macchine dietro! Quale Giuseppe vuoi chiamare? Giuseppe delle bombole, Giuseppe marito di... Tutta la rubrica ci dobbiamo sentire! Stanno suonando, vai! Ehi Siri, chiama mio figlio Giuseppe! Quale figlio vuoi chiamare? Lo so io quale figlio devo chiamare, Siri, quel grandissimo Aspetta, figlio... stai zitto, lo faccio con un messaggio. Ma no, che rimuovo la cristiana! Ma chiamalo, che ti costa fare la telefonata? Siri, invia un messaggio a Giuseppe e digli scendi muerto almeno. Giuseppe, prendi il treno. No, Siri. Chiamalo, mi metti, un attimo che mia moglie è diventata tutta tecnologica. Siri, invia un messaggio a mio figlio e digli scendi, mannaggia li muerto, tu magnoni. Giuseppe, prendi il maglione. No, guarda, io quanto è vero, Dio, lascio tutti e due qua e me ne vado, che sono 9:15. Renditi conto che non mi stai facendo capire niente. Io non ti sto facendo capire niente, mi hai fatto fare prendere Roma intorno al palazzo, fino a fare una cazzo di telefonata, io non ti sto facendo capire. Siri, invia messaggio a Giuseppe. Giuseppe scendi. Oh, hai visto? No che non ci voleva niente. Quindi mo dobbiamo aspettare che legge il messaggio e che ci risponda. Sì, muerto. Mari, che c'è? Giuseppe ce l'ha il telefono. E no che non ce l'ha il telefono, tu non glielo vuoi comprare. Ma che cazzo l'avevo mandato il messaggio? Ah, non lo so, guarda e non mi interessa, dinosauro. Siri, dimmi tutto. Ma tu non dici niente? Mi dispiace, ma la signora Maria ha sempre ragione. Mannaggia li muerti di Luvagnone. Ah sì? Allora mo prendo il telefono e lo butto via. Vai a fare in culo tu e la signora Maria.